con Maurizio Polverini per la nostra solita amata rubrica Amaranto. Bello il nome, ti piace? Bello il nome, e siamo anche contenti per la vittoria di domenica con Gozzano, una partita che, come avevamo anticipato, Leo, era una partita delicata perché Gozzano fuori casa aveva ottenuto una vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte, quindi è una squadra difficile da affrontare. L'abbiamo visto, il primo tempo la Ressa ha giocato veramente bene, non è riuscita a segnare, nel secondo tempo siamo andati in vantaggio con una bellissima rete di Belloni e poi abbiamo mantenuto l'imbattibilità della porta. Ecco, l'aspetto positivo è che finalmente siamo riusciti anche su un po' di difficoltà nel finale, però siamo riusciti. Lo spieghi bene il calcio, guarda, ci sono i commenti. Sì, un commento. No, uno mi ha sconvolto, perché questo è sinceramente o è un omosessuale o è un tuo parente. Ora io l'ho scritto anche. Non seguivo il calcio da quando lo spiega Maurizio. Spiegare, grande complimento. Più che altro dico quello che vedo, e siamo in tanti a vedere le partite così dell'Arezzo, si cerca sempre di analizzare in maniera da tifoso, ma non solo da tifoso. Certo. Ecco l'aspetto positivo. Obiettivamente, questi ragazzi giovani mi sembra che in questo momento abbiano acquisito anche la necessaria sicurezza, perché era difficile quest'anno vestire la maglia Amaranto dopo la stagione fantastica dell'anno passato. Quindi l'inizio è un po' titubante, alcune prestazioni non proprio degne del nome della squadra Amaranto, e anche un po' di sfortuna avevano portato un po' anche il morale della squadra, che è composta anche da molti giovani, un po' in basso. Ora vedo anche l'approccio alla partita, anche nel poter nel difendere, nell'essere convinti. La squadra ha subito un cambiamento non solo di gioco con l'innesto di alcuni giocatori, ma anche di mentalità. Ora abbiamo 2 trasferte, Leo, importanti, a Renate domani, con Renate che è seconda in classifica. Renate, che questo era un nome che scatenava. E poi è peggio l'altra trasferta, perché giochiamo a Lecco. E quindi se gioca con Renate, con Lecco, tu ci metti la malignità. Non lo volevo dire, che comunque affrontiamo Renate e dopo penseremo buongiorno a tutti. Domani affrontiamo Renate che è in provincia di Rimini. Renate, ma che provincia di Rimini? No. Ma che è Lombardia, no. Ameda. Ma Meda non è provincia di Rimini? No. Non so, ma che guarda, ma poco, Meda, poco. Meda l'idea. Meda l'idea. Vabbè.